I contagi stanno crescendo in modo esponenziale, soprattutto nella nostra area urbana. Ieri il Palatricalle, dove si effettuano i tamponi molecolari, ha registrato su 280 tamponi 89 positivi, 89 quindi contagiati, ben al di sopra di tutte le aspettative peggiori. Tenete conto che già la settimana scorsa, lunedì scorso, in cui c'erano stati 71 contagiati, ci sembrava una cifra enorme. Adesso è veramente drammatica la situazione. Ho potuto constatare che con rammarico, ho potuto constatare che gli appelli istituzionali da parte mia, da parte della ASL, da parte del prefetto, da parte delle forze dell'ordine, sono purtroppo cadute nel vuoto. Chi ha avuto modo di passeggiare o comunque di attraversare le nostre strade cittadine sabato e domenica ha potuto constatare un aumento incredibile di persone che, non curanti del pericolo, continuano a far finta che nulla stia accadendo. Invece è un problema estremamente importante. È l'unica città, Chieti, oggi che ha un trend di ascesa dei contagi superiore a tutti i paesi che ci circondano. Quindi sarò costretto questa mattina, vi anticipo, sarò costretto a fare delle ordinanze non solo di procrastinare e prolungare la chiusura delle scuole, ma anche le piazze, le strade e i punti di ritrovo e di incontro dei cittadini. Adesso non è più il momento di scherzare. Continuo a raccomandare la massima prudenza, non uscite di casa se non per motivi impellenti, e speriamo, speriamo di cavarcela nel miglior modo possibile. Grazie.